Ragazzuoli, buongiorno! Oggi siamo qui con un video che tanti stavano aspettando, ovvero il continuo di come mi guarda la gente per strada. Oggi siamo in una nuova città, siamo a Genova. Sì, vi prometto che poi andrò anche a fare video in capoluoghi e città più piccole. Sono già le 3:30, c'è anche un tempo un po' cacoso, quindi spero che le riprese vengano bene. Adesso le sto facendo con iPhone, però poi userò ovviamente l'Insta 360 Go 2. Pecca un po' se c'è mancanza di luce, ma speriamo le riprese vengano comunque bene. Piccola premessa, come sempre ci tengo a dire che comunque il video non è fatto per prendere in giro nessuno. È normale che la gente mi guardi, ovviamente gli occhi sono fatti per quello, ovviamente sta sempre nel modo in cui uno lo fa, quindi mi raccomando, fatelo sempre con garbo. Comunque il video in sé è solo un test per vedere cosa cambia da città a città. Sì, ovviamente andrò anche a rimuovere gli occhiali mentre delle riprese, così almeno attira un po' di più, visto che l'ultima volta mi avete detto non hai rimosso gli occhiali di qua di là. In realtà poi li avevo tolti durante le riprese, in alcune forse li ho tenuti su, però spesso neanche quando mi fermano magari per parlare la gente veramente si accorge dei miei occhi. Dopo un po' che magari ci sto parlando li nota, perché normalmente la gente tende a guardare tutto, ma meno che una persona negli occhi. Ma comunque ora sto aspettando Celeste, la tatuatrice, quella che mi ha fatto la scritta qua, l'orecchio e le altre varie cose che avete già visto sul canale. E adesso andiamo a fare due passi, andremo sia in centro, però in realtà volevo portarmi anche in un posto. Adesso poi lo scopriamo assieme, ma comunque sia, inizierò a fare la ripresa. Bella! Cos'è che c'è? Eh? Un tunnel? Sono cieca proprio. Stavo già facendo una ripresa, quindi ci sarà ripresa a tetti in avvicinamento. Non è arrivato ultra puntuale nemmeno io. Quindi. No, vabbè, arrivare in stazione magari no. A parte, vabbè, il treno il secondo. Il treno il secondo non fermava. Non fermava. Non ci mette così poco. Sa se costa tipo 500. Yeah, it's just straight on there. Inside, yeah. Just straight on there. To the house. Yeah. There is the station. Mi dovrei dare una mano, c'ho già dei video. C'ho già dei video. Bella miscia, penso sia. E niente, ragazzoli, alla fine sono qua. Celeste, e adesso andiamo a fare un giro a Palazzo Reale. Che ovviamente adesso stiamo aspettando, perché oggi, giusto oggi, stanno cambiando le lampadine, in teoria, o qualcosa riguardo i lampadari, di una sala, che è la sala degli specchi, che in teoria dovrebbe essere figa. Quindi siamo andati, abbiamo chiesto, hanno detto che forse finiscono, e niente, adesso piccolo aperitivo, e poi magari torniamo lì, giusto per appunto beccarci anche quella sala, sperando che l'abbiano aperta. La cosa figa è che il biglietto costa 11 euro a testa, ma c'è anche l'entrata in un altro posto che si chiama... Non mi ricordo nemmeno io, però lo aggiungiamo. Ve lo scrivo sotto, che è da un'altra parte che comunque dura un anno, quindi qua possiamo venire oggi, poi l'altro biglietto per entrare nell'altro posto dura, cioè, abbiamo tempo un anno, quindi top anche per quello. Niente, vi farò vedere un po' di riprese magari anche lì dentro, anche se il video è tutt'altra cosa. Ma che c'è un piranha sotto? Poi dice che cos'è che ha eliminato dopo un mese. Scusa. Sì, può essere, però boh. A Milano 2 settimane. A Milano
due settimane fa, è vero. Ragazzuoli, siamo tornati a Genova circa una settimana dopo le ultime riprese che avete visto. Sono tornato a fare un giro, ma a completare anche il video, perché le ultime riprese fatte l'ultima volta le avevo fatte quando era già venuto troppo buio e quindi il video risultava un sacco sgranato. E quindi niente, questo video lo finirò con queste riprese fatte oggi. Sto aspettando sempre Celeste e niente, bella, ci vediamo dopo con le altre riprese. In grosso. Sì, no, ma guarda. No, comunque bello è bello. E no, lei mi ci fa quando mi viene. Verrà così. Io ragazzi, che era quello che. Mi ricordo che fa. Mi ricordo. Sto gioca dietro. Ma io guarda. Ma io guarda. Sì, l'americano. L'americano. E dicono mi scusi e io. Sì, però. Sì, però. Bere in che senso? Bere cosa? Ma sì. Ah, vai qua, ma prendiamo da qualche altra parte. Zos sono una bomba Ma adesso questo qua ha 20 anni. Questo qua 20 anni. Se di farle live anche se le faccio live anche se le faccio. Spero che sia. Spero che sia. Da, ero preoccupato perché non volevo. Da, ero preoccupato perché non volevo. E no, più. E no, più. Bianco di cinese, bella. Bianco di cinese, bella. Siamo qua con Celeste, ovviamente piccolo aperitivino, e non andiamo al Palazzo Reale, andremo un altro giorno, abbiamo fatto un paio di passi qua in giro, negozi eccetera, ci ho fatto qualche ripresina e niente, poi se non sparisce la luce continuerò a fare qualche ripresa dopo l'aperitivo e vado. No, non è sparito. Dentro? Ah, ok. No, indicavi quello. Che è sempre identica, ma sembra, sai, quegli swipe, quelli swipe della faccia. Sembra la faccia di qualcun altro messa lì, no? Tipo quelli che fanno adesso con Jerry Scott, che mettono la faccia di Jerry Scott ovunque. Ma poi qui aiuto! È precisa, che non cambia l'espressione se la guardi. Peggio dell'espressione se la guardi. Peggio mio, che anch'io ho uguale. Due persone. Io, minchia, sì che la conosco, come faccio a vedere? Wey! Quello. Sono in festa, siamo in festa. Esatto. Abita sopra da me. Abita esattamente. Abita lì. Sì. Così. Ok, guarda bene. La difficoltà di sta roba. Ma penso che chiunque le possa riconoscere, guarda. Scusa, disturbo. No, ti seguo sui social, puoi saltare una cosa? Sì, certo. Bella. Buona giornata. Grazie, ciao, tranquillo, ciao. Tranquillo. Vai la scendita. Stavo sempre sugli 800.000. Sugli 800.000. Allora, 2 ore in cui ripeto le stesse 3 cose. Poi ultimamente stiamo parlando di altro. Che voglia le ciao. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Da come abbiamo visto, anche Genova è abbastanza abituata a vedere gente tatuata. C'è sempre qualcuno che magari lancia un po' più l'occhio, ma ho girato veramente diverse ore di video e ho tirato fuori queste persone che erano quelle che lanciavano di più l'occhio, ma ovviamente centinaia e centinaia di altre persone neanche mi vedevano. Sicuramente questo esperimento andrà avanti in diverse altre città d'Italia e paeselli. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto, e ho notato che soprattutto le signorine mi guardano, buona cosa. Vi ricordo di dare un'occhiata sotto, che trovate i vari link agli altri miei social network. Sono tutti i giorni live su TikTok, quindi se volete vedermi venite su TikTok. Non saprei che altro aggiungere, nient'altro, bella.